Salve a tutti, io mi chiamo Roberta Bruni e sono la cuoca del ristorante Pizzeria Il Mulino che è a Rassina in via Mogliendarno, in provincia di Arezzo, nella bellissima vallata del Casentino. Speriamo che conosciate le foreste casentinesi che sono veramente una perla della nostra Toscana. Oggi vi propongo una ricetta molto semplice e anche abbastanza tipica delle nostre zone, perché nei nostri boschi spesso riusciamo a trovare dei porcini eccellenti. Allora, la ricetta che io vi proporrò oggi è una crema ai funghi porcini. Gli ingredienti sono i funghi porcini, il pane raffermo a cubetti, poi abbiamo l'aglio, il prezzemolo, sale, pepe, un po' di burro e il latte. Allora, bisogna fare due preparazioni. La prima è la classica besciamella che io faccio a crudo e aggiungendo una noce di burro dopo, alla fine della preparazione. E poi dobbiamo fare una seconda preparazione che è saltare i porcini in padella con aglio e prezzemolo e dopodiché aggiungere i due composti, quello dei porcini saltati in padella con la besciamella insieme, e poi se vi piace potete mixare il tutto oppure lasciare i porcini a cubetti come invece preferisco fare io. Andiamo alla preparazione del piatto. Allora, la prima cosa che dobbiamo fare, la prima preparazione, è di saltare i porcini in padella con aglio e prezzemolo. Facciamo soffriggere aglio e prezzemolo insieme, poi aggiungiamo i porcini, sale e pepe, facciamo cuocere qualche minuto e poi spengiamo e lasciamo lì. La seconda preparazione sarà la besciamella, che io, come ho detto prima, farò a crudo. Vediamo che intanto l'aglio e prezzemolo cominciano a sfrigolare. Quando l'aglio è un po' inghiandito, andiamo a prendere i porcini. Aggiungiamo un po' di sale, abbastanza sale perché devono essere abbastanza saporiti, e un po' di pepe. Allora, ora mentre i porcini cuociono qualche minuto, io andrò a preparare la besciamella. Allora, mettiamo in una pentola circa 4 cucchiai di farina bianca. La lasciamo un pochino, leggermente, qualche secondo tostare e piano piano aggiungiamo il latte. Cerchiamo di evitare la formazione dei grumi, togliendo anche fuori dal fuoco perché il calore in questo momento non ci aiuta. Amalgamiamo bene la farina con il latte. Rimettiamo sul fuoco, riaggiungiamo ancora altro latte, circa 1 litro di latte per 4-5 persone. E ora aspettiamo che si addensi. Mescoliamo sempre per evitare che si attacchi.
Possiamo nel frattempo stendere i porcini che dovrebbero essere abbastanza larghi con la cottura. Usiamo sempre un mestolo di legno perché almeno non si attacca alla pentola la farina che è in fondo. Allora, come vi dicevo, intanto vi racconto un po' la mia storia. Io faccio la cuoca solamente per passione, anche perché è un tipo di lavoro questo che si fa solo per passione, perché ci sono tante rinunce, tanti sacrifici. Prima di diventare cuoca per passione, quindi senza aver studiato, senza aver fatto nessuna scuola, nessuna formazione, ho fatto l'autodidatta sempre, fin da piccola. Ho fatto l'università per diventare fisioterapista. Poi a un certo punto della vita mi sono ritrovata a seguire sia il mio sogno che poi anche quello del mio marito, e abbiamo deciso insieme di calarci in questa avventura di aprire un ristorante pizzeria che gestiamo da 20 anni. Ora purtroppo siamo in un momento un pochino eccezionale perché è capitata questa pandemia, ci ha lasciato a casa tantissimo tempo, e quindi queste ricette che vi proponiamo in vetrina toscana vengono fatte a casa nostra, perché dobbiamo restare a casa. Allora, questa besciamella si sta addensando pian pianino. Poi io andrò a aggiungere sale e pepe e una noce di burro alla fine della cottura. Ah, mi sono dimenticata di dirvi che il pane, quello che ho fatto a cubetti, che avete visto prima, raffermo, intanto l'ho messo un pochino a arrostire in forno, dopo vi farò vedere, perché questa crema di porcini va servita con i cubetti di pane croccante. La besciamella sta quasi per essere pronta, non la faccio molto densa, mi piace abbastanza liquida. Per fortuna non sono venuti nemmeno i grumi. Comunque, se vi dovesse fare i grumi non c'è paura, perché usate il frullatore ad immersione e bastano poche frullate che tornerà liscia come l'olio. Ora, quando comincia a bollire, è pronta questa besciamella. Le prime bollicine spengiamo. Ecco, vedete che comincia a sobbollire. Ok, è pronta la nostra besciamella. Spengiamo il fornello, aggiustiamo in sale. Poi
possiamo unire i nostri funghi porcini che avevo saltato prima. Ecco qua. Questo è il risultato. Andiamo sul piano. Allora, aggiungiamo una noce di burro a questa crema, lasciamola sciogliere. Ecco qua. Allora, prendiamo i cubetti di pane tostati. Un filo d'olio in questo pane croccante. Intanto questa noce di burro si sta sciogliendo. Peccato che non possiate sentire il profumo. Fatto questo, andiamo a servire la nostra crema. Mettiamola la nostra ciotolina. I cubetti di pane raffermo. Qualche fettina di pane tostato. Un po' di prezzemolo. Meglio messo a pezzettini e poi infilato nella nostra succhiera. Il piatto è pronto. Ciao a tutti, buon appetito, spero che abbiate capito l'esecuzione.